questo comunque è un servizio migliorativo, se vogliamo così, della scuola dell'infanzia. È un servizio socio-educativo che era indispensabile sul nostro territorio, ma che forse, forse un anno fa o 2 anni fa non avrebbe fatto gioire le stesse persone che ha fatto gioire ieri, ma che anche oggi mi continuano a chiamare o ho incontrato per strada stamattina prima di andare a Ischia. Credo che realmente abbiamo, come dire, saputo cogliere il momento in cui l'intera comunità aveva maturato questa necessità. Comunque, questa fascia di bambini che non, come dire, non ha l'accesso alle scuole materne, perché noi sappiamo che si va dai 3 anni, comunque è supportata da una parte pubblica che è quello che praticamente noi svolgiamo con i nidi accreditati sul territorio e quindi offriamo un servizio insieme ai nidi alla fascia dei più piccoli. Che cosa è successo? Che durante questa emergenza Covid, dove tutte le aree, diciamo, delle attività produttive sono state toccate e segnate da questa emergenza, questa fascia di età è quella che sicuramente è stata penalizzata, non voglio dire più delle altre, però è stata penalizzata in una maniera differente, perché se vogliamo c'è ancora una grossa incognita per quanto riguarda l'apertura a settembre. L'apertura a settembre, a parlare per esempio delle scuole elementari, ma le scuole materne hanno un grosso punto interrogativo e ancora di più la fascia dei piccoli piccoli. Per questo, più andavamo avanti e più ci rendevamo conto che il nostro territorio ha una parte pubblica, una parte, scusami, privata attiva e mi piace anche dire professionale, perché sono tutte, diciamo, ragazze che all'interno hanno personale qualificato, sono tutte ragazze che comunque provano a mettere sempre su laboratori aggiornati, situazioni ricreative interessanti. E durante questo periodo praticamente ci siamo resi conto che insieme potevamo realmente puntare a qualcosa di più per il nostro territorio e quindi i tempi erano maturi per pensare insieme a loro che dovevamo dedicarci a quello che una volta veniva chiamato l'asilo comunale, oggi si chiama sezione primavera. E insieme abbiamo, come dire, sigillato questo progetto che eravamo pronti come comunità, quindi non è stata vista come una corsa oppure un bruciare delle tappe, è stata proprio maturata insieme al territorio. Pertanto, da subito mi sono attivata e ho messo a fattor comune la dottoressa Paola Mazzella, che è la coordinatrice dell'ambito, e ho espresso il mio desiderio, quindi il desiderio di questa amministrazione, di incamminarci verso l'iter burocratico che precede l'apertura delle sezioni di primavera. Avremo 2 sezioni primavera a Procida. Le sezioni primavera accoglieranno i bambini a partire dai 24 mesi. Abbiamo immaginato di destinare gli spazi della scuola materna a Via Libertà. Una parte di questi spazi saranno destinati ai piccoli piccoli, quindi ai bambini della sezione primavera. Poi ci saranno i bimbi dei 3 anni che vanno alla scuola dell'infanzia. Quindi ci siamo immaginati una continuità educativa, ma anche una continuità, se vogliamo, territoriale, cioè i bambini cominciano a familiarizzare con quel posto a partire dai 24 mesi. Dopodiché, quando faranno l'ingresso nella scuola dell'infanzia, loro hanno già avuto il loro momento, diciamo, di adattamento e sicuramente avranno un impatto emotivo, diciamo così,
inferiore, di meno paura. Noi abbiamo pensato di fare una vera e propria continuità, oggi si parla tantissimo di continuità scolastica, come giusto che sia, e noi siamo andati dietro, 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 siamo partiti dai piccoli, piccoli, piccoli e abbiamo immaginato di destinare uno spazio dedicato a loro. Tra l'altro noi partiremo prestissimo con i lavori di ristrutturazione al plesso alle materne e quindi noi faremo in breve tempo, diciamo, i lavori. Dopodiché procediamo con tutti gli adempimenti, quindi ci sarà un bando dove ci sarà poi dopo l'assegnazione di questo servizio ad un ente del terzo settore che gestisce insieme al comune questo servizio.